il contratto alla pubblici servizi, e per fare questo la città metropolitana ha bisogno di un intervento straordinario da parte della regione. Questo serve perché non solo si continui, perché i fornitori tra l'altro blocchino i decreti aggiuntivi che già hanno in atto, ma si continui e a comprare il bene, i materiali che servono ai lavoratori per poter lavorare e soprattutto per pagare anche gli stipendi arretrati. Sull'altro fronte, dalle negatività all'opportunità, la legge stabilisce che comunque con questa crisi finalmente si possa mettere mano a quello che è il problema, che da sei mesi, questo sì, vero è che da sei mesi abbiamo un tavolo aperto, ma il tavolo aperto non era sulla crisi, ma sulle questioni che riguardavano l'organizzazione del personale. Finalmente la legge ci consente di poterlo fare, serve prendere il coraggio a due mani e andare avanti. Sui super minimi noi teniamo, un minuto dopo aver risolto il problema della quello che sarà il superamento del 30 di settembre, chiediamo l'incontro perché si metta mano ai tagli di questi super minimi che possono aiutare a sanare il bilancio della società. Lo prevede la legge, lo consente la legge e noi con forza rivendicheremo, noi CGL, CISL, UIL e UGL con forza rivendicheremo questo aspetto, perché finalmente si metta mano e si faccia chiarezza su tutto quello che è accaduto.